Buongiorno. Buongiorno. Faccio niente. Sky. Lei l'ha capito. Lei l'ha capito. Buonasera. Finisce, eccoci. Guarda che lei l'ha capito. Allora, cosa succede? Un po' di scherzo. Immagino, avendo visitato il lungo e largo Napoli, insomma, avendo frequentato la città molto in questi suoi primi mesi napoletani, abbia capito il senso per i tifosi, insomma, della sfida alla Juventus. Lei che valore dà invece a questa partita? Senza visitare la città, qui si sente la città, si sente qua, si sente tutto il posto, l'importanza di questa partita. Sappiamo che è una squadra forte, una città forte, e che la realtà è che tutti vogliono vincere questa partita. Per noi sono tre punti importanti per questa corsa per arrivare all'obiettivo, ma è speciale sicuro perché, come ho detto, tutti sappiamo che significa per ogni persona che guarda. Si aspettava di arrivare a questa sfida con così tanta distanza dalla Juve all'inizio anno? No, sinceramente no, ma devo dire lo che ho detto durante tutto l'anno. Alla fine il campionato dipende tantissimo dalla rossa, e la rossa della Juve è la rossa più forte, questo lo sappiamo oggi, lo sanno tutti, e si vede in campionato, non solo qua in Italia, in tutto il campionato sempre la rossa fa la differenza. Mourinho ieri ha detto se la Juve vincerà l'Europa League non avrà fatto nulla. Cioè, se voi dovete arrivare secondi, quale sarebbe il giudizio? Io credo che lui parla molto, tanta gente. A me piace parlare dei fatti. Infatti credo che è più importante. Noi con il Liverpool, con una squadra della metà di valore del Chelsea, abbiamo vinto due volte nella Champions e l'abbiamo mandato via. Dopo con una società, con la squadra più forte, la più cara della storia del Real, tre anni non ha fatto niente la Champions. Dopo adesso parla di che si ha una offerta per Hazard e Oscar di 360 milioni, può darsi che con questi soldi puoi costruire una squadra forte e puoi vincere qualcosa. Mediaset, buongiorno. Buongiorno. Le chiedo, ha parlato della distanza sulla Juve, 20 punti. Le chiedo in apertura di domanda se questi 20 punti sono reali, cioè se la distanza tra il Napoli e la Juve è davvero di 20 punti in classifica. No, chiaramente no, perché sempre dico la rossa è fondamentale per un campionato lungo, ma dopo il momento che succedono le cose, se hai infortuni, se hai problemi e si perde un po' la distanza, alla fine la testa conta, no? Tante partite che se tu non arrivi, non sei vicino, alla fine è più facile per te fare un errore che per un'altra squadra che ha un obiettivo chiaro e che sempre è vicina a vincere qualcosa. E l'altra, insomma, non perde mai questa Juve, mister. Ci dica come si fa a battere la Juventus di quest'anno, perché un modo ci sarà. Sì, sicuro. Io credo che la chiave nostra è l'atteggiamento, fare un gioco preciso, di qualità, e dopo sempre i tifosi a fianco aiuteranno. Non è lo stesso giocare in trasferta che giocare qua, con l'ambiente che sicuro che avrà in questa partita. Credo che sarà difficilissimo, lo sappiamo tutti, ma ancora abbiamo fiducia che si può fare. Repubblica. Sì, eccomi, buongiorno. Due domande. La prima è su Mertens, abbiamo visto che è tornato tra i convocati, volevo chiedere come sta, se quindi può giocare anche domani con la Juventus. Sì, sta bene, ha allenato con la squadra, non è un problema, è un giocatore disponibile. La seconda, anche se non ne parla mai, io ci provo, è sull'arbitro che è Orsato. All'andata precedente, quello di Roma-Napoli, insomma, ci furono un po' di polemiche per il rigore concesso sul fallo di Cannavaro su Borriello. Ha da dire qualcosa sulla direzione versata? Sì, lo stesso che ho detto tante volte. Noi non parliamo degli arbitri, abbiamo molto rispetto, credo che gli arbitri italiani sono arbitri del livello internazionale e non dobbiamo dire niente, aiutarli, perché non è facile il suo lavoro. Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno, mister. In questa città Napoli-Juve è la sfida delle sfide, la madre di tutte le partite, c'è grande fibrillazione, no? Dal suo punto di vista questa città dovrà anche crescere
diciamo, esaltandosi per questa sfida quando ci sarà realmente una posta in palio, e magari il suo obiettivo è proprio questo, il prossimo anno far sì che questa sfida rappresenti anche un obiettivo vero e per il Napoli e per la Juventus evidentemente. Sì, oggi devo dire che mi piace sentire i tifosi, sentire il calore di questa sfida. Credo che oggi è buono perché è una carica per tutti, no? E questo sempre è positivo. Dopo, nel futuro, credo che noi dobbiamo, come ho detto tante volte, arrivare a un punto che la squadra può giocare questo tipo di partita a un livello simile, per dire possiamo vincerla, possiamo perderla, ma con la sicurezza che si può fare un buon risultato. Il mattino. Quindi, entrando più nello specifico della sfida, anche se insomma la domanda più o meno già gliel'hanno fatta, come si batte la Juve e quel suo Napoli, cosa dovrà fare magari di più del solito per vincere questa sfida? Ma sono sicuro che Conte sta ascoltando questa conferenza stampa, se non devo dire troppo. Credo che, come ho detto prima, dobbiamo lavorare tantissimo, dobbiamo farlo tutto bene o benissimo per vincere una squadra che sta facendo un campionato spettacolare, questo è così, e noi dobbiamo fare una partita di massimo livello se vogliamo, ci vogliamo vincere. Corriere Mezzogiorno. Sì, solo un chiarimento rispetto a prima, insomma, per sintetizzare, cioè l'anno prossimo questa sfida, dal suo punto di vista, dovrà valere qualcosa, cioè potrà essere una sfida per lo scudetto? Questa domanda è pericolosa. No, io sempre lo che ho detto e lo che veramente penso, questa rossa nostra è una rossa che credo che sta facendo una stagione buona, ma abbiamo visto che Roma o Juve lo stanno facendo meglio. Per arrivare a questo livello l'unica cosa che dobbiamo fare è queste partite che non abbiamo gestito bene, gestirla meglio, e questo significa un po' più di qualità e un po' più di convinzione per qualche partita, per dimostrare che il livello è il livello che abbiamo mostrato nelle partite Champions, nelle partite con il Milan o con l'Inter o la Roma, no? Queste partite che abbiamo giocato a un livello altissimo, e non le altre partite che ha mancato un po' questa mentalità vincente. E questa è una parte della crescita che ancora continua e che abbiamo bisogno un po' di tempo. Tutto Sport. Ciao Rafa, buongiorno. Due osservazioni. Innanzitutto la prima riguarda Enrique, che noi conoscevamo come difensore centrale, poi l'abbiamo visto bene anche nel ruolo di mediano, ma ancor di più in quello di esterno destro. L'utilizzo di Enrique lì a destra ti dà più la possibilità di proporre un Napoli sul modello Chelsea? Lì c'erano Azpilicueta, Kyle, Ivanovic ed Ashley Cole, con Enrique, Albiol, Fernandez e Goulam. Il modello è quello, quindi di una impermeabilità maggiore, perché ha una difesa no, un po' più di marcatori, no? No, è diverso, c'è un'altra squadra con un altro tipo di giocatore, sono due giocatori, due difensori, due terzini, tutte e due. In questo caso parliamo di un giocatore che è un difensore centrale, come si dice in Italia, nasce come difensore centrale, questo mi piace molto. Ma ha fatto terzino destro quando ha giocato nella Germania, ha fatto il ruolo del terzino destro, l'ha fatto bene. Chiaramente non è il suo ruolo specifico, ma può farlo, ma no, perché non ti dà più copertura un centrale di no, non te dà più, è diverso. Chiaramente se hai un giocatore più offensivo ti permette farlo di una maniera diversa, ma non lo faccio perché mi dà più copertura. Lo abbiamo fatto perché sappiamo della sua capacità di giocare in tre posizioni diverse, e perché abbiamo avuto bisogno di questo. Non credo che la squadra sia più forte nella fase difensiva perché gioca Enrique o gioca un altro, credo che sarà più forte perché lui lo fa bene, perché è un buon giocatore al di là del suo ruolo. L'altra domanda riguarda invece gli attaccanti. Tu ripeti sempre, quando il Napoli spreca troppe occasioni, dobbiamo migliorare. Siamo arrivati alla 31esima giornata, ma calciatori del calibro di Higuain, Insigne, Mertens, Hamsik, Pandev, Callejon, che cosa devono migliorare? Non credo la mira, perché sono bravi, quindi... No, sempre si può migliorare, ma devo ricordare una cosa. Noi parliamo di un Napoli che tutti dicevano no,
è spettacolare l'attacco, fa così, no? E dopo mi dicono, no, ma manca questo, ma io credo che dobbiamo migliorare 100% in attacco, in difesa, tante cose. Questo non è un problema, perché sono il primo che credo che posso fare un po' di più, e i giocatori tutti lo stesso. Ma ancora parliamo della squadra che è la seconda in campionato, la seconda che ha fatto più reti in campionato. Se può migliorare questo, sì, se può migliorare. Che lo abbiamo fatto bene, certo, ma ancora si può migliorare. Questo è lo che io dico. La precisione, la concretezza, quando abbiamo 5, fare 3. Sì, qualche volta abbiamo fatto, le 10 abbiamo fatto 5 o 3 o 2, non lo so. Ma chiaramente si può migliorare arrivando con più chiarezza davanti alla porta, e quando abbiamo la possibilità di calciare più allo specchio, essere più preciso, dobbiamo farlo. Cattiveria. Sì, non mi piace la parola, ma è così, è cattiveria. Radio Chris Chris. Sì, buongiorno mister. Eccoci qua. Io ci sono state tante domande proprio relative a questo argomento, però io le chiedo, è stata una stagione lunghissima, estenuante, fatta di più di 40 partite, allora io le chiedo se il Napoli ha fatto il massimo per come sarà strutturata la squadra, per tutti gli infortuni che purtroppo hanno caratterizzato questa stagione, e in che cosa bisogna invece migliorare dal punto di vista complessivo della squadra, nell'atteggiamento, nella mentalità, nella gestione del risultato. La rabbia di tutti che tifano per il Napoli è che anche con una buona stagione, con tutte le cose che abbiamo fatto, noi sappiamo che poteva essere ancora meglio. Questa è la rabbia nostra. Perché? Perché queste partite che non abbiamo vinto, alla fine sono 6-8 punti che potevano fare la differenza e fare una stagione spettacolare. Credo che questo lo sappiamo noi, e la mentalità, la cattiveria, tutte queste cose che possiamo mettere insieme e possono fare la differenza. E adesso che conosciamo meglio la rosa, adesso che conosciamo meglio ogni giocatore, possiamo decidere più facilmente con Riccardo che davanti a te che cosa vogliamo fare per il futuro, che credo che mi sembra che sarà più facile per tutti adesso. Ecco, mi rilancio proprio a quest'ultima considerazione per la seconda domanda. Non mi parlerà mai dei giocatori del prossimo mercato, è ovvio, però come cambia, se cambia, il mercato del Napoli in caso di raggiungimento del secondo posto oppure nel caso del mantenimento del terzo? Noi lavoriamo con l'idea di trovare giocatori di livello Napoli per puntare al massimo il prossimo anno, al di là del denaro che abbiamo disponibile. È chiaro che se abbiamo di più possiamo affrontare qualche giocatore diverso, ma all'inizio noi pensiamo sempre che abbiamo bisogno, perché non è lo stesso portare un giocatore a Londra, che portare un giocatore a Madrid, che portare un giocatore a Napoli, con una squadra che ha una mentalità, con una tifoseria che ha una mentalità, e noi sappiamo tutto questo e proviamo a puntare per il massimo livello, sempre dentro del financial fair play, del bilancio finanziario che questa società ha, ma puntiamo al massimo. Non è una questione oggi di quanto budget abbiamo, è una questione di sì, troviamo il giocatore giusto per migliorare un po' la rosa. Quindi è meno difficile il secondo posto, cioè per portare... Sempre con più soldi e più facile, questo è chiaro. Ma invece aspettare, noi dobbiamo continuare a lavorare, questo è che sta facendo adesso la società. Corriere dello Sport. Ciao, sono Fatto, velocemente. 20...